Ovviamente i vegani provano a convincere altre persone a diventare vegan, perché è meglio per la gente, è meglio per le persone con cui parliamo, perché probabilmente vivranno più a lungo e avranno meno possibilità di contrarre alcune delle malattie più diffuse. Ci importa del pianeta, essere vegan è molto molto meglio per l'ambiente. L'industria zootecnica sta distruggendo il nostro pianeta ed è completamente insostenibile. Vogliamo un posto in cui la nostra prossima generazione possa vivere e godersi la vita. Ma cosa ancora più importante, ovviamente, parleremo sempre di veganismo, perché ci sono animali che soffrono, vengono torturati e uccisi ogni giorno. Sono 3 bilioni, quindi 3 migliaia di miliardi ogni singolo anno, quindi certo che ne parleremo. Non puoi chiedere a chi è vegan di non parlare di questa ingiustizia. Questa è una delle più grandi ingiustizie, la più grande in termini di numeri, avvenuta sul nostro pianeta fino a questo momento. È la più duratura e probabilmente durerà ancora a lungo. Dobbiamo assolutamente parlarne, perché se ci mettiamo nella posizione degli animali, realizziamo che non vorremmo mai essere lì, che è completamente sbagliato e che dobbiamo fare qualcosa. Quindi perché non dovresti volere che un vegano parli per aiutare la gente, per migliorare il pianeta, per ridurre la sofferenza, violenza e morte di innumerevoli esseri senzienti che soffrono e provano dolore proprio come noi? Ne parleremo e ne sentirei parlare sempre di più, perché il movimento per i diritti degli animali è il movimento di giustizia sociale in più rapida crescita nel nostro tempo. Quindi non arrabbiarti con il vegano che ti fa notare che dovremmo avere un mondo migliore, perché sta solo portando un messaggio di pace. Guardati allo specchio, inizia a fare dei cambiamenti e contribuisci tu stesso a creare quel mondo migliore.